Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi vorrei iniziare con voi una nuova rubrica su questo canale, incentrata sulle saghe videoludiche più famose, cercando di analizzare un po' da dove sono partite, dove sono arrivate oggi e dove eventualmente potranno arrivare in futuro. E vorrei cominciare in maniera abbastanza goliardica con una delle saghe a cui personalmente sono più affezionato, che è quella di FIFA. FIFA, se ci pensiamo bene, iniziata ormai un ventennio fa praticamente come saga, è una di quelle saghe calcistico-sportive più famose di sempre. Vuoi perché appunto possiede questo marchio particolarmente noto, vuoi perché ormai tutti la giochiamo. Ma FIFA non ha sempre occupato questo posto straordinario nel cuore dei videogiocatori amanti del calcio, perché FIFA ai suoi albori era considerato un po' il gioco per imbecilli. Perché era un gioco in cui, e ce lo ricordiamo tutti fondamentalmente, si potevano fare cose fuori dal mondo. La parola realismo era completamente oscura a chi il gioco lo sviluppava, perché FIFA era, diciamo, una sorta di pubblicità della Nike o dell'Adidas, in cui si facevano cose allucinanti, completamente lontane dal qualsiasi forma di realtà, perché si poteva prendere qualsiasi giocatore, passargli la palla e smarcarsi tutta la squadra avversaria, tirare dei bolidi allucinanti da 40 metri e vedere la palla che si insaccava sotto la traversa, e si poteva fare pure col portiere, cioè parliamo di fantascienza calcistica vera e propria. Eppure, come poi ripeto, tutti ci ben ricordiamo, era una saga che, nonostante questi suoi eccessi, nonostante queste sue cose un po' fuori da ogni logica, riusciva comunque a regalarti un certo tipo di divertimento, quantomeno perché non c'era l'online, chiaramente parliamo degli anni 90, e di conseguenza si giocava semplicemente col vicino di casa, con il compagno di scuola, con l'amichetto, e di conseguenza si giocava ad armi pari, cioè magari uno cercava di segnare col portiere all'amico e l'amico faceva lo stesso, per cui non c'era, diciamo, quest'odio che magari si respira adesso con gran parte dei giochi calcistici che si giocano online. Poi FIFA ha subito un'evoluzione. Un'evoluzione dovuta più che altro al grandissimo successo che stava avendo International Superstar Soccer all'epoca, che è il moderno PES, diciamo, e un cambiamento appunto dovuto a questa rivalità, cambiamento che ha portato la saga di FIFA a trasformarsi completamente. La saga di FIFA infatti è passata dall'essere un gioco di nicchia, una saga per pochi, al diventare il vero e proprio punto di riferimento per chiunque avesse un minimo interesse verso il mondo del calcio. Il gioco ha cominciato a essere un pochino più simulativo, un pochino più realistico, sono aumentate le squadre presenti al suo interno, sono aumentate anche le modalità disponibili al suo interno e si è, diciamo, cercato anno dopo anno di dare a questa saga un taglio più serio, un taglio più tradizionale, un taglio più realistico che potesse in qualche modo incarnare il vero concetto di calcio. C'è voluto chiaramente tanto, ma diciamo che tra FIFA 11 e FIFA 12 la saga è letteralmente esplosa, diventando un punto di riferimento per tutti e in qualche modo distruggendo qualsiasi forma di concorrenza che fino ad allora ancora tentava disperatamente di recuperare terreno. FIFA si è imposto, vuoi per i tantissimi soldi che Electronic Arts ci ha investito sopra, è diventato il re dei calcistici, però tutto questo non ha portato ai benefici che tutti quanti ci aspettavamo, perché se da un lato la saga di FIFA è sicuramente migliorata diventando quello che conosciamo oggi, dall'altro non si può fare a meno di rendersi conto di come il monopolio abbia in qualche modo condizionato l'evoluzione stessa della saga, e di questo avevo già parlato un po' di tempo fa. Perché FIFA è passato dal dimostrare anno dopo anno grandissimi miglioramenti al attestarsi un po' e adagiarsi sugli allori, proponendo poche novità anno dopo anno, con l'uscita poi dell'Ultimate Team, che in qualche modo ha cambiato la percezione stessa di FIFA, trasformandolo da un gioco calcistico a una sorta di gioco d'azzardo, un pay to win vero e proprio. La saga si è un po' arenata in termini concettuali e strutturali, non c'è stata più nessun tipo di evoluzione vera e propria, e cosa ancora più importante, i miglioramenti applicati, così definiti, non si sono poi rivelati tali. Tanti limiti del prodotto, come appunto l'intelligenza artificiale di portieri soprattutto, non ha subito quei miglioramenti che ci saremmo augurati, e soprattutto l'inserimento della difesa tattica, che è stato proposto come un miglioramento, un'innovazione straordinaria che avrebbe dato al gioco tutt'altro taglio, tutt'altro spirito, per quanto mi riguarda è forse il cambiamento più drammatico che si sia mai visto nella saga di FIFA, per cui da questo punto di vista non so quanto
quanto la mancanza di concorrenza abbia veramente fatto bene alla saga stessa e al settore nella sua interezza. Ma detto questo, dov'è che FIFA è instradato? Cosa possiamo aspettarci dall'evoluzione di questa saga negli anni a venire? Un piccolo accenno di ciò che verrà l'abbiamo visto, perché Electronic Arts sta sperimentando cose nuove, e lo testimonia il fatto che nell'ultima stagione è stata introdotta per la prima volta anche il calcio femminile, per cui abbiamo intravisto un piccolo pezzetto di futuro. Ma al di là di novità in termini contenutistici, cos'è che possiamo attenderci? Cambiamenti a livello di gameplay se ne vedranno da qui a un paio d'anni? Io personalmente credo di no. Credo che purtroppo appunto questa predominanza di FIFA sul mercato non possa portare a grandi miglioramenti in termini di puro gameplay. Non credo che ci saranno tutte queste innovazioni nei mesi a venire, né mi aspetto grandi rivoluzioni per quanto riguarda FIFA 17, però vorrei veramente che qualcosa cambiasse, e credo, come poi mi è capitato di dire tante volte nel canale, che l'unico modo per augurarsi e per aspettarsi un vero e proprio cambiamento sia uno, ovvero l'ingresso di un nuovo concorrente nel campo delle simulazioni calcistiche, che possa in qualche modo spingere e costringere Electronic Arts a fare qualcosa di più, a innovare veramente, a proporci quell'evoluzione strutturale, concettuale, che ormai ci aspettiamo da anni, perché è inutile negarlo, FIFA ormai sta evidenziando piccoli miglioramenti che sì ci sono, ma non sono poi così evidenti e così straordinariamente rivoluzionari come magari lo sono stati in passato. Per cui la speranza è che o Electronic Arts si metta la mano sul cuore, che non ha come ben sappiamo, o che qualcuno la possa spingere a dover per forza innovare per rimanere sul podio di questo settore calcistico, che ormai sta dominando con il benestare di qualsiasi altra compagnia che voglia operare o che operi già in questo particolare settore videoludico. Detto questo, ragazzi, io direi che il video si chiude qua. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, però fatemi sapere cosa in che modo avete vissuto l'evoluzione di questa saga nel corso degli anni e cosa concretamente vi aspettate dal futuro. Per oggi quindi vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.